È fondamentale capire come le risorse umane, come si dice adesso, le persone, come diciamo noi, in realtà sono fondamentali per generare sviluppo. Ma soprattutto com'è fondamentale per generare sviluppo la capacità di creare una comunità, cioè una forte condivisione di storie, anche di storie diverse, però di storie. Me l'hanno detto più volte, cito troppo spesso l'esperienza del terremoto, però Alberto lo sa, per noi l'esperienza del terremoto è stata proprio un'esperienza fondativa. Noi abbiamo visto che quando abbiamo ricostruito le scuole, il giorno che riaprivamo la scuola, con una visione tutta emiliana della vita, cioè il sindaco, il prete, il sindaco con la fascia, il prete, la piazza era piena. A volte mi ricordo un caso a Concordia, la metà erano musulmani, però condividevano l'idea che la scuola fosse l'elemento che li rappresentava. Perché? Perché quella cosa che diceva prima Alberto, perché permetteva ai loro figli di dargli le parole per dirlo. Anch'io ho la memoria, anche mia nonna era analfabeta, una donna di un'immensa cultura, ma analfabeta. E mi ricordo la prima volta che gli ho portato una pagella che me l'ha fatta leggere. E io gli ho detto: Nonna, leggila tu. E lei mi risponde: Ti ho mandato a scuola apposta perché sei tu a leggermela. Allora, questo elemento fondante, io credo che sia importante. E dobbiamo dare anche a tutti i ragazzi, i milioni di ragazzi che stanno arrivando, la stessa possibilità, le parole per dirlo.